Una buona serata a tutti, benvenuti all'edizione serale del KDG. Cominciamo subito con i titoli del nostro giornale. Negli Stati Uniti, rotto muro del silenzio sui redditi di Trump, nel 2005 dichiarò 150 milioni di euro. Dagli interni Lotti battaglia in Senato sulla sfiducia, accuse a Renzi. E infine per lo sport, calcio Milan, arrivano i 100 milioni, assemblea 7 o 14 aprile. Negli Stati Uniti, rotto muro del silenzio sui redditi di Trump, nel 2005 dichiarò 150 milioni, ira della Casa Bianca. La TV MSNBC rivela le cifre tenute sempre nascoste dal tycoon che si ostinava a una clandestinità fiscale e un comunicato ufficiale della presidenza condanna come illegale lo scoop. Sempre negli USA la tempesta invernale Stella continua a portare giallo e neve su gran parte dell'East Coast, con un minimo di 985 HPA in la tempesta Stella, seppur in indebolimento, continua a imperversare sugli Stati Uniti nord-orientali con ripercussioni dal Maine alla Carolina. Il voto in Olanda è il primo importante test elettorale di un 2017 nel quale l'Europa si gioca il suo futuro di fronte alla crescente marea euroscettica. I riflettori sono puntati sul candidato dell'ultradestra, Geert Wilders, che negli ultimi sondaggi è in crescita. Clima incandescente, toni infiammati, ma nessuna sorpresa sui numeri. Così si annuncia oggi il passaggio della sfiducia al Senato al ministro Luca Lotti sul caso Consip. I 5 Stelle vanno all'attacco accusando Matteo Renzi di una doppia morale. Camorra, appalti truccati, arrestati politici e imprenditori a Napoli, in manette anche l'ex assessore Pasquale Sommese. Al centro dell'inchiesta un giro di corruzione che vedrebbe protagonista Guglielmo La Regina, professionista già coinvolto lo scorso anno nello scandalo sulla ricostruzione di Palazzo Tetima a Fucino. I medici della Città della Salute di Torino hanno compiuto un altro miracolo. Per la prima volta al mondo, presso l'ospedale infantile Regina Margherita, nel reparto di urologia è stato sostituito l'uretere con l'appendice di una bimba di 2 anni. Conti correnti gratis per i meno abbienti, ma le banche non perderanno un euro. A pagare la differenza saranno i correntisti più abbienti. In definitiva, l'accordo firmato da tempo fra Tesoro e istituti di credito ora è legge. Mercoledì è stato firmato il nuovo contratto per il closing, contestualmente al versamento della nuova caparra di 100 milioni. Verrà fissata anche la data della nuova assemblea, più probabile che si tenga entro la prima settimana di aprile 2017 per non sovrapporsi alle vacanze di Pasqua. E adesso occupiamoci delle previsioni meteo della nostra penisola nelle prossime ore. Tempo ovunque soleggiato con una prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso. A tratti osserveremo il passaggio di qualche innocua velatura. Temperature massime in aumento al centro-sud, oltre la norma al nord e su Toscana, dove si raggiungeranno facilmente i 20 gradi. Ed era questa l'ultima notizia del nostro giornale. Continuate a seguirci sempre con le produzioni Media Event sulle nostre emittenti e ovviamente a segnalare le vostre curiosità sui social network Facebook e Twitter e sul nostro canale YouTube. Una buona serata dal vostro direttore Carmine D'Urso.